Che il rapporto attenzionale. Nell'individuazione, anche se ampliabile, e nella descrizione e la verifica, se possibile, nella semplificazione descrittiva di molti costrutti attenzionali, soprattutto quelli categoriali. Cercato ci ha dato e aperto una strada ancora tutta da percorrere, per conto mio. Forse è grande per questo, perché ha aperto. D'altra parte, io credo, sapete, che i grandi della storia, Socrate non ha scritto niente, Cristo pare che abbia scritto qualcosa sulla sabbia, così. Voglio dire che i grandi a volte sono l'intuizione che è folgorante, che è quasi come una folgorazione paolina. Mi fa sempre ricordare, quando io vedo e penso a Cecato, sinceramente, penso sempre alla prima passeggiata dell'uomo sulla Luna. Stiamo facendo i primi passi, incerti, incerti, ma sono passi. E siamo arrivati sulla Luna. E a lui dobbiamo dire grazie. La musica. Cecato lo chiamavamo il maestro, sempre chiamato il maestro. Anche lui nato dalla e nella musica. La musica per me è un analogato principe della genialità umana, perché la musica veramente ti lascia... Il genio musicale forse è colui che ha più spazio per l'inventiva. Oltretutto perché è una cosa che non si vede, la musica, si sente appena. Vi faccio una confidenza. Il suo dedicarsi a questi studi è nato da una sofferta e mai sopita frustrazione nel campo della composizione musicale. Lui me lo diceva spesso. Io in conservatorio ho capito che non avrei mai potuto essere un grande del comporre. E ho fatto dell'altro. Però lui la musica l'ha sempre avuta nel cuore e la capiva, e come la capiva. Tanto diceva, i grandi sono pochi, anche nel campo della musica, diceva. E definiva come minori anche i suoi compagni di conservatorio. Sapete che lui si è diplomato in composizione con niente meno che con Pizzetti a Milano. Ma diceva, in fondo anche i miei compagni di classe sono in fondo dei minori, diceva. E parlava niente meno che di, peraltro tutta gente che io quasi tutta conosciuta e dei quali ero amico, Nino Rota, Gian Andrea Gavazzeni, Luciano Sei, che è il padre di Riccardo, Gino Negri e altri. La sua logonica illumina, guida e sostiene il musicista di mestiere, ma non lo forma. Ecco, state attenti che studiando logonica non si diventa musicisti. Perché lui diceva giustamente, la logonica è il secondo mestiere di colui che può far meglio il primo. Però credete che il musicista trova una enorme quantità di stimoli e di capacità amplificatrici del suo fare. La logonica, ecco, la musica intanto offre alternative infinite allo scrivere, al fare. Mi ricordo che diceva, c'è certa gente che pensa, diceva, guarda, Picasso ha il 60% di giallo, fai il 60% di giallo nella tua pittura, sarai Picasso, ma ti capirai di niente. Quindi state attenti che la musica è una bestia che ti scappa di dappertutto. La logonica però, dice Cato, ci porta a consapevolizzare il tuo operare mentale in musica, a capire come opera la tua attenzione quando si costituisce un ritmo. Cosa fa la tua mente quando fa un ritmo? Quando costituisci una melodia, cosa fa la tua mente quando fai una melodia? Quando fai una consonanza? Quando fai un'armonia? Cosa fa la tua mente quando fa un ritardo? Perché noi musicisti, sapete, trovate tutti i trattati, il ritardo è sempre cos'è? È un protrarsi della nota che va oltre la battuta. E come mai che da Schoenberg in su sono sparite tutti i ritardi? Perché il ritardo è un'attesa disattesa, ma se tu non ti fai la disattesa non ti capiterà mai il ritardo. Quindi devi fare una cadenza, devi avere un aspettarti e poi... Perché alle 6:30 se non arriva la fidanzata, ma se tu non gli hai parlato, non hai ritardo se arriva alle 6:35. Ma se tu hai parlato e l'aspetti alle 6:35, se arriva alle 6:30, se arriva alle 6:35 hai ritardo.
Il ritardo è qua, è un rapporto mentale, anche in musica. C'è un'anticipazione, un abbellimento melodico, un gruppetto, come fa la mente quando fa un gruppetto, che cosa pensa, come osserva, quando fa una nota di passaggio, ci fa capire cos'è un genere. Ecco, per esempio, anche quella dei generi è spettacolare la cosa che ci dà cercato. Il genere poetico, tragico, lirico, drammatico, comico, e qui è fuori tutto il grande mondo dell'opera e il mondo perfino del sacro. Le modalità e i tempi dell'incendere polifonico, termino, il cantus firmus, il contrappunto, ci ha fatto capire soprattutto le stereotipie osservative sui quali si fonda tutta l'economia della musica da quattro soldi. La grande musica non è mai stereotipata. Quindi, ecco, la ripetitività, la gradualità e il contrasto in musica sono sempre necessari. Ecco, la didattica fu la sua via preferenziale. La mente del bambino gli dava spunti di indagine e di verifica dei modelli operativi mentali che andava elaborando. Molti di noi lo seguirono con la didattica, e abbiamo qui anche, per fortuna vedo anche il Pino, che ci ha raggiunto da Rimini, no, bravo, da Rimini, il nostro grande novantenne, l'autore dei robottini. Sì, grande. Ma anche Pierluigi Amietta, insomma, molti di noi l'abbiamo seguito nella didattica. Molti di noi lo seguirono nella didattica. Sapeva incoraggiarci, valorizzarci ed entusiasmarci in ogni nostro operare. Ho finito in pratica. Un consiglio posso darvelo? Perché qualche volta dicevo, ma ve lo dico in dialetto perché tanto siamo a Vicenza. E mi dice tanto contro di me, contro che ma lui non ha mai detto niente di me. Bene, dopo il saluto a Pino che abbiamo fatto, bene, la parola al professor Andreoli, che ha anche lui una bella cosa da dirci, belle cose da dirci sul suo incontro con Città. Buongiorno, io mi occupo di matti. Qui ho trovato tante persone che si sono innamorate di Silvio Ceccato. Io avrei voluto curarlo. Nel 1967 io mi trasferisco e vado a lavorare a Milano e mi occupo di biochimica del sistema nervoso centrale. Erano allora le prime fasi di una disciplina che oggi si chiama neuroscienze e che ha una grande enfasi. Silvio Ceccato costruiva macchine, e a me l'espressione, anche se è diventata giornalistica, dell'Adamo II era un'espressione fantastica, cioè l'idea che l'uomo fosse analizzabile. E lui diceva, se lo conosciamo come è fatto, noi possiamo rifarlo. Ora, questa concezione era bella, perché in fondo attribuiva in quel momento alla scienza un significato particolare. Certo, le speranze che avevamo sul procedere anche della scienza mentale, beh, insomma, non sono state del tutto affermate, c'è stato più sogno che realtà, ma insomma stiamo ancora lavorando. Allora, perché Ceccato aveva un qualche interesse per me e io per Ceccato? Permettetemi anche di dire che aveva anche lui interesse per me, perché voi tutti qui avete dimostrato di essere innamorati pazzi, che poi non è la maniera migliore per concludere bene un amore. Perché lui aveva interesse per chi si occupava del cervello, del funzionamento del cervello? Io allora insegnavo biochimica normale e patologica del cervello, del sistema nervoso centrale. E quindi in realtà cercavamo di capire come funziona e quindi
noi pensavamo al cervello come una macchina, ma una macchina di carne. E anche noi andavamo ad analizzare le molecole, c'erano i recettori, c'erano i neuromodulatori, e di questo linguaggio c'era qualche cosa di comune con noi. Quindi lui era molto interessato, perché diceva: noi per fare le macchine dobbiamo conoscerle. E la cosa curiosa era che a conoscerle eravamo noi biologi, e quindi eravamo noi biologi a dire a lui come funzionava per poter farle poi secondo la tua ingegneria e la vostra ingegneria. E quindi da qui nacque una amicizia, nacque una grande stima reciproca, perché in fondo il rapporto tra biologia e cibernetica, che non si è mai realizzato, è un limite, perché tutte queste discussioni che oggi abbiamo tirato fuori in maniera meravigliosa sul conoscere, ma si può anche aprire un capitolo sul conoscere come meccanismi biologici. E quindi ecco che lui aveva intuito in fondo che la biologia era importante, solo che avevano molta fretta, perché se avessero aspettato noi non sarebbe mai partito niente, insomma, ancora, perché siamo pieni di dubbi. Allora l'Adamo II, secondo me, era un'idea strepitosa, togliendo dal significato un po' giornalistico che prese allora, perché serviva molto a noi. Cioè serviva anche l'idea che il cervello era proprio una macchina. Se noi capivamo come funzionava, ecco, il riferimento alla cibernetica, e per noi accecato, era che possiamo rifarla. E questo binomio fu importantissimo, perché lui cominciò, questo Adamo II, dagli occhi, e ascoltandovi stamattina capisco perché ancora meglio, perché era una conoscenza visiva, era la mente che guidava in qualche modo gli occhi. Ma perché era partito dagli occhi? Adesso vi ricorderò semplicemente qual era un esperimento semplice ma fantastico. Beh, perché noi in fondo in Italia avevamo una grande tradizione di studi sulla visione. Basterebbe ricordare un nostro grandissimo, Moruzzi, il quale appunto è forse uno di quelli che ha dato il contributo maggiore allo studio del mondo. Perché io fui attratto da Ceccato? Allora, una delle volte in cui andai nel laboratorio del centro di cibernetica di Milano, lui mi mostrò e mi parlò di questa macchina che seguiva il movimento degli occhi. Oggi sappiamo che tutto questo è facile, noi sappiamo che la nostra visione non è lineare, ma è, come dire, frammentata, cioè va a scatti. Io per guardare adesso il nostro, io non faccio un giro continuo, ma vado tutto a scatti, cioè vado, torno indietro. E questo processo dal punto di vista fisiologico è importante, perché permette rapide correzioni. Se io dovessi fare un lungo tragitto devo ritornare, mentre invece facendo piccoli passi analizzo meglio un incontro. E lui cosa fece? Fece una cosa straordinaria, questo non ho sentito ricordare, ma insomma lo voglio ricordare io. Che cosa disse? Allora, siccome c'era la macchina che seguiva questi scatti, cosa faceva? Lui ha messo davanti ad un'opera, ad un quadro, delle persone, e gli dava una consegna. Cioè, adesso ti farò vedere un'opera tecnica. E analizzavano, allora, dopo questa consegna, dopo questa, diciamo, influenza, suggestione, se vuoi anche, vedeva che il movimento degli occhi seguiva un certo percorso che era possibile fare,
se di fronte alla stessa cosa gli diceva adesso io ti faccio vedere un'opera d'arte, vedeva che tutto l'analisi, il percorso che lui svolgeva, che chi guardava, che svolgeva su questa superficie era completamente diverso. Se lui diceva, ma guarda, è una cosa di tipo, per esempio, geometrico, questa suggestione portava l'attività mentale a mettere in funzione quella, come dire, quel sorta di periscopio che analizzava il disegno in modo diverso. Ecco, questo è straordinario, perché veramente era un momento di legame tra biologia e macchina. Dopodiché vi siete staccati, e noi biologi siamo stati dall'altra parte. Ma questo ebbe un grande influsso. Perché? Perché io ho passato i miei primi 8 anni della vita facendo la ricerca nei laboratori, studiando il cervello, ma in realtà io amavo i matti, anzi devo subito dire che amo più i matti che i normali, e spesso, hai capito, curerei i normali, ma hai capito perfettamente, sei chiaro. Allora benissimo, che è importante subito definire. Allora io ero responsabile al manicomio di Verona, in San Giacomo della Tomba, di quello che era stato il primo atelier, cioè c'erano, era nato nel 57, io entrai nel 59, e era nato come luogo in cui delle persone che erano ospiti nel manicomio, nell'ospedale psichiatrico, che avessero espressioni di comunicare attraverso il linguaggio non verbale ma grafico, e qui c'era una categoria di disturbo mentale, la schizofrenia, che perdeva addirittura la capacità linguistica, la semantica, perché, come dire, noi spiegavamo che lo schizofrenico è uno che si toglie, che si distacca, schizos, si divide dal mondo, e quindi in fondo si chiude il linguaggio, se non c'è relazioni si perde, anche qui un'altra importanza, no, funzione operativa, perché gli schizofrenici perdono questa addirittura capacità. E allora l'idea che c'erano dei malati schizofrenici, adesso sapete, sono passati tanti anni, è passata completamente la concezione della psiche. Quando io ho incominciato a fare lo psichiatra, la visione era completamente diversa da adesso. Era la concezione che ci fosse un cervello rotto, dominava il concetto del cristallo, no, quello dantesco. Era, e se si rompe il cristallo non c'è niente da fare, non si può riparare un cristallo. E quindi bisognava metterli in luoghi, perché manicomio non era un luogo di cura, ma era un luogo di contenzione, di esclusione, perché non c'era l'idea che si potesse curare, no? Un cervello già fatto, strutturato, determinato. Allora, quando io dissi a Silvio, ma vieni a vedere i miei matti pittori, perché dal 59 io poi sono stato responsabile dell'attività scientifica, di quello che avveniva all'interno delle letture. E la cosa era per lui certamente importante, ma dice, ma come l'arte che deriva da un meccanismo cerebrale, da un cervello rotto? Insomma, è come se tu mi dicessi che c'ho una macchina rotta, che la Ferrari, non so, ha il motore rotto e vince a Monza, adesso perde, ma insomma vince a Monza. Allora lui fu attratto da questa cosa, e quindi venne nell'atelier. Nell'atelier c'era un personaggio, c'era un grande maestro, che si chiamava Carlo Zinelli, che è quello che oggi qui viene esposto. Ecco il significato, il legame. Lui venne lì e fu colpitissimo da che cosa? Dal fatto che questo grande amico mio, è stato mio paziente, ma
ma un grandissimo amico, che questo non riusciva a esprimersi sul piano della lingua, metteva insieme suoni, qui è fu anche la musica, che, ma però faceva delle cose, delle opere grafiche che avevano innanzitutto una propria logica. Quindi non c'era la logica razionale linguistica, ma c'era una logica in linguaggi diversi. E nello stesso tempo c'erano persone che avevano detto che queste erano opere d'arte. Io non potevo farlo questo, io me ne attaccavo già in casa, ma insomma, ma non potevo dire questo. Però portai le opere di questo pittore a Jean Dubuffet, che allora aveva un movimento, quello dell'art brut, brut come non culturel. E quindi proprio persone che non erano come i bambini, e quindi piaceva moltissimo l'idea che ha cercato che i bambini in qualche modo fossero collegati ai primitivi, primitivi alla follia, perché cercava quello che il bambino ha già prima che glielo rovinassero, insomma. E quindi era affascinato dalla mancanza del linguaggio verbale ad una espressione, ad una, se volete, conoscenza che diventava questo mondo pittorico. E quindi lui nell'atelier, e in particolare su Carlo Zinelli, che qui c'è anche il nipote di quel grande malato e grande uomo, perché tu lo sai che un malato sempre un uomo, può diventare, può essere più grande uomo rispetto a, no, ma anche i malati di mente. Ecco, allora, e lui fece due grandi cose su questo che mi coinvolse, sto parlando del mio coinvolgimento con lui. Beh, il primo fu quello di suggerirmi di provare a seguire Carlo quando fa un disegno, un'opera d'arte, da come comincia, poi dove passa, dove va, cioè in altre parole fare quel giro inverso rispetto all'analisi, cioè gli occhi come si muovono, dove vanno, che analisi fanno, dicevamo prima. E lui dice: ma prendi in mano, quando lui comincia un foglio, prova anche tu e fai, comincia di qua. Io mi mettevo dietro, segnavo uno, due, tre, e costruivamo un percorso compositivo, che ovviamente nella sua mente era per vedere se quel percorso compositivo poteva essere poi un percorso che in qualche modo portava all'analisi di questa cosa. E questo fu certamente un primo suggerimento. Quello che fu un'altra cosa meravigliosa è che lui suggerì che quella parte verbale che noi consideravamo inespressiva, poiché priva di significato, con uno schizofrenico nella fase in cui ero Carlo, non puoi fare un colloquio, non si può fare un colloquio, no, domanda risposta, o anche entrare in sintonia mentale. Ecco, lui lo avvertì, credo in un primo tempo in forma musicale, perché noi registravamo anche come questo linguaggio frammentato che diventava sempre più sonoro, insomma, sempre più musicale. Ecco. E quindi cominciò a suggerire di analizzare proprio anche quel linguaggio, e quindi si fece, qui c'è la dottoressa Zonta che lavorò molto su questo progetto, cioè quello di registrare i discorsi mentre lui dipinge e poi riportarli, trascriverli per vedere qual era il suo mondo mentale che si esprimeva attraverso la lingua, il linguaggio verbale, e qual era il suo mondo mentale da mettere in rapporto con quello. E qui voi capite perché, quali erano anche gli interessi di quest'uomo, perché ecco, in questo senso era matto, nel senso che era diverso dagli altri. Matto vuol dire diverso, e mi pare che voi aveste proprio significato, cioè per capire un genio è ancora un genio, no? E quindi si capisce che per chi non era genio era matto. Allora permettetemi
Quindi vedete, i miei anni sono stati bellissimi con lui, perché prima c'era sempre questo discorso biologia macchina, ecco la civiltà delle macchine, la rivista su cui poi si scriveva, scrivevamo, era un momento di grande entusiasmo per la scienza. Poi naturalmente io andai a lavorare nei laboratori in varie parti del mondo e quindi portavo le esperienze che si facevano. Ma insomma, quando io lavorai a Cambridge, dove era nato il DNA, ebbene, insomma, ne parlavamo e lui capiva che cosa doveva essere questo elemento che in qualche modo costituiva, formava, guidava quel cervello che poi conteneva in sé già tutto quello che poi avremmo cercato di descrivere. Quindi c'era questo rapporto biologia macchina. Secondo elemento, quello della visione, che era il tema fondamentale della biologia di allora e che poteva avere delle espressioni sia come guardiamo le cose in modo diverso a seconda di come prepariamo la testa a guardare, quindi la suggestione, fino all'arte. E lui si occupò dell'atelier, questo strano atelier, perché insomma lui amava le cose strane, gli piaceva molto fare i salti, passare dalle cose più diverse. E poi noi avevamo un appuntamento straordinario ogni anno, andavamo, credo che fosse la prima settimana di settembre, a Rimini, al Grand Hotel, perché c'erano le riunioni annuali del Centro Internazionale Pio Manzù. E questo centro era costituito da studi internazionali con dei gruppi fissati e noi facevamo parte, c'era Ceccato, c'era Buzzati, c'era Maderna, e ogni anno preparavamo qualche tema da trattare nell'anno successivo. E quindi qui c'era proprio l'apporto di Ceccato, che era questa magnificenza, cioè lui poteva trattare di tutto, insomma, anche nella psicologia. Ogni tanto gli dicevo: ma Silvio, adesso calmati, perché lo psicologo sono io. No, che personalità era? Insomma, non potete, insomma, facendo lo psichiatra, che cosa volete che non vi dica di che personalità era? Non faccio una diagnosi, perché costa troppo anche per gli eredi, e quindi non arrivo a fare una diagnosi. No, la mia età, dopo 55 anni puoi immaginare, insomma. Ceccato era un creativo, era uno che creava, e era uno che creava continuamente, perché una cosa che non so se voi la condividerete è questa: in realtà lui parlava sempre, amava parlare, tanto è vero che casomai le cose da suggerirgli era dire: Silvio, fa silenzio, perché non te conosci, Silvio. Parla, che aveva una mente straordinaria. E allora era una cosa continua, però la creatività era talmente forte che lui parlava e si ascoltava, perché non sapeva cosa avrebbe detto in quel momento, certo idee chiare le aveva, ma poteva scoprire di dire cose particolarmente interessanti. È bellissimo questo gioco del doppio, cioè lui creava e aveva bisogno di stare con gli altri, aveva bisogno di incontrare le persone, perché nello spiegare lui stesso si dava la spiegazione, esattamente come quelli che scrivono, perché è utile per capire. Creativo, un affabulatore straordinario. Oh. Come vedi, uno chi è di quelli che ha detto dopo 5 minuti cosa, Antonioni, poveretto, capisco, ma è perché 5 minuti, stava 10 minuti, dava da fare la regia al Ceccato. Cioè, voglio dire, era un affabulatore, ti girava intorno. E devo dire,
anche qui, sai, uno psichiatra deve fare un riferimento alla sessualità. Senza sesso io sarei morto di fame, senza sesso degli altri, sono le crisi sessuali. Era particolarmente affabulatore con le donne, erano le muse ispiratrici, perché erano estetiche, erano belle, lui era molto sensibile alla cosa. Geniale. Io non so se era un genio, adesso guarda, ma insomma, mi avete paragonato a Galileo, qua bisogna che vi cagnate un pochino, insomma, perché altrimenti, insomma, nella mente devo curare anche a voi altri, insomma. Era una brava persona, aveva una bella vita, guarda. No, che piaceva alle donne, era un acuto pensatore con idee persino per la biologia, che è tutto dire, perché appunto aveva, lui voleva sapere, ma cosa fai tu nel cervello, cosa è biochimica normale e patologica, non sapevo nemmeno io cosa volesse dire, pensavamo talmente poco, ma insomma era curioso su tutto. Poi un altro appuntamento dove c'era, perché è vero che l'Accademia non l'ha accolto, in realtà fingeva di non vederlo. Ma per esempio lui è stato stimato ed è stato un amico profondo di Banfi. La cultura milanese allora era in gran parte legata a Banfi, legata a Geimone. Poi ci sono quelli che non ti vedono, ma questo succede dappertutto, insomma, se tu dai un po' fastidio la gente non ti vede, insomma. Però in realtà era molto stimato, non c'era un vero movimento culturale in cui lui non fosse. Dico, la storia del Pio Manzù di Rimini fu un elemento importantissimo per la cultura. Ho finito. Un altro centro dove lui mi portò era il centro Royamont, che si riuniva. Allora c'era Piattelli Palmerini che era il segretario, e ci si riuniva vicino a Firenze sovente, insomma. Quindi è stato forse non amato dagli accademici, non quelli dell'Olimpo, no, questi sono bravissimi, ma l'Accademia Universitaria, ma perché non è lì la cultura? Allora era al centro Royamont, era in tutti questi posti che vi ho ricordato, ed era anche quello che facevamo noi, era anche l'atelier di pittura del manicomio, era un luogo di cultura. Veniva Moravia, veniva Buzzati. Grazie. Grazie. Adesso vale il discorso che normalmente la quantità va a discapito della qualità, oggi è la dimostrazione contraria, cioè la quantità dei relatori mi sembra non è certo andata a discapito della qualità della comunicazione. Al professor Riccardo Pozzo, che ci ha ascoltato, chiederei se in conclusione, da questo ascolto, ci vuole lasciare un saluto o una riflessione su quello che il CNR oggi può essere, anzi lo invito a... Cercato, sono filosofo, ma in realtà porto un saluto istituzionale del Consiglio Nazionale di Ricerca e un saluto personale all'Accademia Olimpica nel fraterno ricordo di Franco Burri. Ecco, sono quattro gli istituti, come diceva il professor Andreoli, l'Accademia non fa cultura, l'Università non fa cultura, vero, la cultura si fa al CNR. Cioè al CNR si fa quello che all'università non si fa, questa è la definizione. Noi abbiamo 108 istituti, dei quali 20 sono il Dipartimento Scienze Umane, che ho l'onore di dirigere, e allora le aggregazioni che avvengono negli istituti del CNR in effetti hanno prodotto la ricerca. Io ho pensato, sono quattro gli istituti CNR che hanno lavorato sulle tematiche di Ceccato. Il primo, rappresentato adesso da Renzo Beltrame, che è associato attualmente all'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione, che si chiama Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione Alessandro Faido.
E poi un altro molto, molto importante è l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, che non ha nome, però se avesse un nome sarebbe Agostino Gemelli, perché è stato fondato da Gemelli nel 1941. Un altro che lavorava sulle, cioè in realtà è stato cercato e che ha lavorato su queste cose, era Mauro Picone, il fondatore dell'Istituto di Applicazione del Calcolo, IAC, ecco. E poi abbiamo l'Istituto di Linguistica Computazionale a Pisa, fondato da Antonio Zampolli, con il quale Ceccato aveva rapporti ovviamente. E l'ultimo è l'Istituto di Tecnologie Didattiche, che ha sede a Genova. Ecco, questi sono gli istituti nei quali gli spunti di Ceccato sono presenti. Adesso appunto io sono qua perché parlavamo con Gian Claudio Lopez dei centenari, appunto io ho scritto l'articolo sul Sole per il centenario di Mario Dal Pra, che era coetaneo e compaesano di Ceccato. Ho fatto fare l'articolo su Franco Venturi, anche lui è nato in maggio 2014. Ceccato è nato nel gennaio 2014, quando abbiamo messo in mano, era un po' tardi insomma, comunque c'è questa presenza. Allora il discorso adesso del grande filosofo, certamente io ho fatto una ricerca una volta, ho contato i numeri di righe, i numeri delle righe dedicate ai singoli filosofi italiani nelle storie della filosofia non italiana, così, perché quelle italiane era troppo facile, cioè andare a cercare in tutte quelle non italiane. E vince, numero uno è Antonio Gramsci, numero due è Croce, numero tre è Gentile, e poi arriviamo a Banfi, in effetti, arriviamo a Banfi. Ecco, Banfi attualmente di 30 anni più vecchio, è il maestro di Dal Pra e Ceccato, la Rossanda, erano Antonia Pozzi, era quel bellissimo gruppo che abbiamo. E quindi certo a ricordare Ceccato oggi, ripeto, io lo prendo, non avendolo conosciuto, ho letto La cibernetica per tutti quando ero bambino, però mi rendo conto che è uno dei pilastri della cultura italiana, ovviamente con Somenzi, sì, Somenzi l'ho visto, ecco, che sia rimasto fuori, sia rimasto dentro. Io direi che il criterio per tenere viva l'opera è di far lavorare i giovani. Aspettiamo gli studi. In effetti le ricostruzioni sulla scuola di Banfi sono interessanti, sempre più interessanti, abbiamo più documenti. Quindi la veridicità, l'apporto di dell'opera di Ceccato, la sua vitalità, che è testimoniata nel fatto che siete qua tutti voi, lo vedremo nel come nuovi studi riprenderanno gli spunti. Adesso sarà facile avere i libri pubblicati insieme, e poi all'interno del CNR vedere i gruppi che faranno progetti mettendo il nome Ceccato sul progetto. Comunque ringrazio per l'invito, ringrazio per l'organizzazione e complimenti. Grazie ancora, mi sembra l'auspici tra i migliori, questo aprirsi ai giovani, verificare le idee, metterle alla prova, perché è vero, tanto mi sia lecito dire questo, può apparire quello Ceccato come apparso, e lo era, di un simpatico egocentrico, individualista sicuro, forse più che galileiano, leonardesco, con tutto il senso dell'incompiutezza, in tutti i sensi che era di Leonardo. E però l'umiltà del tecnico, Zotto ha ricordato bene, citando Galileo, citando la Biura, sapete, nell'ultimo libro di Ceccato, pubblicato, lui lascia come un suo lascito spirituale, un'eredità, alcuni documenti, una lettera a un alter ego di se stesso, una forma narrativa in cui denuncia i limiti tecnici della sua teoria,
dicendo: è vero, state attenti, vi do un cibo che sicuramente è nuovo, ha delle vitamine, ma può contenere anche dei veleni. Dovete metterlo alla prova. Non è una verità dogmatica. L'altro testo era la biura di Galileo, e ricordo che qualunque tecnico, qualunque pensiero, purtroppo di fronte al potere o ai timori può cedere, non c'è nessuno immune da queste debolezze umane, anche Galileo. E poi Pizzetti, di cui cita questa frase, che è commovente, se si vuole, insieme a: credea ad aver scrutato in fondo il cuore umano e mi ci perdo. Grazie. Che il presidente ci lascia con un saluto. Quando ho buttato giù lo schema di quel breve saluto che ho detto all'inizio, nella frase l'obiettivo dei lavori odierni è presto detto: cercare di collocare adeguatamente questo grande personaggio nel complesso scenario di coloro che hanno maggiormente contribuito al travolgente sviluppo dell'umanità nel XX secolo. Bene, nella prima edizione avevo scritto personaggio nel complesso scenario mondiale. Dopodiché ho pensato, non tocca mica a me dire a livello mondiale, tocca ad altri spiegarmelo e convincermi. E così l'ho tolto. Mi sono ricordato dei nostri incontri al Tio Manzoni. Ecco, se dovessi tirare una sintesi dei lavori di questa mattina, proprio da ingegnere anch'io, quindi da esterno un po', quasi devo farmi fare un'analisi, una diagnosi, meglio di no. È un rischio che non meglio non. Mi ricordo di quel datore di lavoro che faceva sempre analizzare i suoi dipendenti per poterli utilizzare meglio. E un giorno ha deciso di dire: beh, mi faccio analizzare anch'io. E com'è andata? Per fortuna parlo un sommelier. La stessa cosa in certo senso. Bene, dopo questa battuta un po' estemporanea, torniamo a noi. Dicevo, concludendo, la risposta a questo mio taglio iniziale, che parlavo di mondiale no, e poi ho tolto, è che effettivamente anche per noi accademici olimpici, che possiamo vantare effettivamente dei cervelli importanti, a per esempio quello che ho già citato di Federico Faggin, dovremo proprio far tesoro del risultato di questa meravigliosa mattinata, anche perché si sa lo spazio attorno, il paesaggio, il panorama, la situazione, l'agio in cui ti trovi contribuisce molto al successo di un'iniziativa. E ci penseremo, e sicuramente anche per me è stata un'esperienza che non mi ha emozionato e non potrà rimanere così, chiudi un cassetto. Io chiudo, se vuoi un saluto, io saluto tutti perché è il ritrovo del tempo perduto, e il quasi incontro al Tio Manzoni. Negli anni 60, con Ceccato, dicevo, che ti ricordi di Andreoli? E poi, niente, l'idea poi è continuata anche sotto la sabbia, ma adesso vedi, sta fiorendo. Quindi io penso che questo incontro sia già importante per darci questa vitalità che è intrinseca al pensiero ceccatiano, ma deve essere alimentata da tutti noi, no? E grazie ancora all'Accademia Olimpica, veramente grazie. Di cuore. Grazie. Grazie.